Ragazze, benvenute in questo nuovo video. Questo è un video tag. Con questo caldo mi sembra veramente impossibile girare video, però io ci provo. Però c'è una fa pazzesca, credetemi, fa proprio caldo. Un caldo non si può stare. Allora, questa è una challenge che ho visto sul canale di My Sweet World 18 e si chiama Life Tag. Mi ha ispirato tanto, a parte il fatto che lei proprio a me piace tantissimo e la seguo molto spesso, però questo tag mi è piaciuto proprio tanto per gli argomenti di cui tratta e parla, chiede proprio delle domande che riguardano la mia vita, no? In questo caso, e mi va di farlo perché magari così mi conoscerete in più, qualcosina in più, saprete qualcosina in più di me e magari se lo rifate potrò sapere qualcosa in più di voi. Comunque iniziamo subito e le domande ne sono 9, come sempre le ho scritte, quindi se mi guardate, se mi vedete guardare in basso vuol dire che sto leggendo. Allora, la prima dice: tre aggettivi con cui ti descriveresti ora e tre con cui ti saresti descritta in passato. Allora, assolutamente il primo aggettivo con cui mi sarei descritta in passato sarebbe sciocca, credulona e bonacciona. Perché questi tre aggettivi che in sintesi significano un po' le stesse cose, perché credevo a chiunque, qualunque cosa mi si diceva, soprattutto non avevo quella forza di affrontare magari una discussione o di affrontare, cioè io quella cosa pensavo veramente, però non riuscivo ad affrontare l'argomento, non riuscivo a dire tu hai sbagliato ed io ho ragione in questo caso, non ci riuscivo. Adesso mi descriverei con un po' più cresciuta, non più bambinona, nel senso che sono sempre bonacciona, quindi è un aggettivo che mi si addice ancora. Sempre molto sorridente e chiacchierona. Quello è un aggettivo che avevo in passato, ma soprattutto che ancora oggi. È un vizio che non riesco a togliermi. Ho sempre avuto questo vizio di parlare, quindi me lo dicono sempre tutti, molto spesso. È un pregio e a volte anche un difetto, perché non riesco a stare zitta nemmeno quando devo, non ci riesco proprio, devo sempre esprimere il mio parere, anche se adesso giusto o sbagliato, però lo esprimo. Poi la seconda domanda dice: qual è la frase che ti ripetevano più spesso durante la tua adolescenza? Che non dovevo assolutamente essere così piagnucolona, perché io ero molto piagnucolona, ero, e forse a volte lo sono ancora, perché prima ero permalosa, anche molto permalosa. Adesso un po' meno, riesco ad affrontare le cose, riesco a puntarmi bene il mio obiettivo, nel senso che se io penso quella cosa riesco a dire no, ma io la penso. E un'altra cosa che mi dicevano sempre è che dovevo imparare ad affrontare e imparare ad essere me stessa e non seguire la massa, perché molto spesso è molto più facile aggregarsi ad un gruppo e quindi seguire la massa che riuscire in qualcosa da soli e differenziarsi dagli altri. Quindi in questo caso in tutti i miei obiettivi ho cercato sempre di in tutta la vita ho cercato sempre di contraddistinguermi, di non cambiare perché qualcuno mi diceva che non andavo bene. Ho cercato sempre di distinguermi, diciamo, da tutti gli altri. Mo qualcuno ha potuto pensare che sia una bella persona, qualcuno ha potuto pensare che non sia affatto una bella persona, però a me non mi interessa attualmente, non mi interessa proprio. Riesco ad essere me stessa
E la cosa più bella è che quando sei te stessa non sei falsa, non indossi una maschera e quindi alla fine se una persona mi vuole bene mi accetta per come sono. Quale colore ti rappresentava prima e quale ti rappresenta adesso? È lo stesso colore, cioè il rosso. Infatti il rosso è anche il mio colore preferito perché io lo associo all'amore, alla passione e all'essere buona. Io sono proprio così. Allora, cosa avresti voluto gridare alle persone che ti buttavano giù, che non hai mai avuto il coraggio di dir loro? Io ho sempre avuto il coraggio di dire quello che pensavo, quindi forse lo dicevo in modo sbagliato, ma attualmente non gli direi proprio nulla, perché se loro mi volevano buttare giù, io sono ancora qui con un bel sorriso stampato in faccia, quindi non mi manca nulla. Ho tutto quello che mi serve, quindi alla fine perché devo gridare qualcosa? Quando accadrà? Cioè nel senso che se la mia migliore risposta è quella che io sono felice, cioè non mi hanno mai potuto buttare giù, magari sarà stata una cosa momentanea, anche se non puoi fare a meno di ripeterti che per te va bene così, quindi non mi interessa. Un evento della tua adolescenza che ha innescato un cambiamento, bello o brutto che sia, un evento che sicuramente ha cambiato la mia vita è stato di iscrivermi alla scuola di estetica, l'Accademia di Estetica, e diventare un estetista e una make-up artist, soprattutto perché questo era il mio sogno. Lo sto raggiungendo giorno per giorno, so che questa strada comunque non è finita qui, nel senso devo comunque continuare e li sto conseguendo altri studi, io non mi fermerò mai, mi piace tantissimo approfondire le cose, però ha cambiato sicuramente la mia vita perché mi ha fatto crescere parecchio, avere a che fare comunque con persone più grandi di me, con persone totalmente diverse, capire cosa significava per me raggiungere il mio sogno, quello per me ha cambiato tantissimo la mia vita. Ho messo al primo posto come altre priorità proprio il raggiungere i miei obiettivi. Quando ci sono riuscita poi ho tentato, non potevo più chiudere quella porta perché era la mia vita, quindi mi ha cambiato sicuramente perché ero molto piccola quando ho iniziato ad intraprendere questo cammino e mi ha cambiato perché ancora oggi io tento sempre di migliorare, non mi sono fermata, quindi secondo me mi ha cambiato perché ha cambiato il mio modo di vedere. Io prima pensavo che magari potevo essere migliore, no? Invece da allora ho pensato che non sono migliore degli altri, devo sempre migliorare, non mi interessa se quella cosa la so fare bene, non mi interessa per niente, voglio sempre migliorare quella cosa, mi va di scoprire nuove cose, nuove idee, nuove aspettative, se adesso riesco a raggiungere un obiettivo me ne pongo subito un altro, quindi la strada è che una volta che si è aperta no, penso che non riuscirò mai più a chiudere in tutta la mia vita. È una cosa che sognavo e quindi alla fine giustamente mi sto ponendo come obiettivo qualcosa, ma come già vi ho detto, anche se raggiungerò questo obiettivo che io mi pongo adesso in testa, non abbandonerò mai questa strada perché è quello che mi dà più soddisfazioni. È la cosa che cosa ha significato per te iniziare a truccarti? Parecchio. Perché io non mi sono truccata fino ai 14-15 anni, proprio perché iniziavo il corso di make-up artist, io ho iniziato a truccarmi e prima di quel momento non sapevo proprio mettere nulla, tranne che la matita nera all'interno degli occhi, mettevo solo quella, non mettevo nient'altro. Per me iniziare a truccarmi è stato proprio un senso di crescita, perché fino ad allora non avevo proprio mai trovato l'esigenza di truccarmi, però poi vedendomi così in quel corso cambiata, nel senso che
Cioè, io riuscivo a correggere tutto quello che c'era in me, nel senso qualche imperfezione, mi vedevo bella. E da allora io ho cercato di farlo, ha innescato comunque un cambiamento, l'accettarmi, me stessa. Cioè, guardarmi allo specchio e capire che alla fine io ero, dovevo essere bella per me stessa, nel senso che potevo cambiare uno sguardo, potevo cambiare il modo di mettere il blush, potevo tenere la pelle più lucida o più opaca, secondo quello che io, volevo fare, no? Come io volevo sembrare, potevo tenere sopracciglia più grosse, sopracciglia più sottili. Quindi ho capito che il trucco riesce a cambiare anche in quel momento, no? Anche se noi stiamo male, magari non abbiamo dormito poco, io mi trucco e alla fine non si vede nulla. Quindi riesce a mascherare tutto quello che vuoi mascherare sul tuo viso. È anche un viso stanco, un viso che magari ha lavorato tanto, un viso affaticato, un viso so. Quali sono stati i tuoi primi trucchi? I miei primi trucchi, il mio primo trucco è stato la matita nera all'interno degli occhi ed anche il mascara, e non lo dimentichiamo. Quello proprio è stata una cosa che mettevo dall'inizio e non l'ho più abbandonato. E così anche la matita nera. Poi hai ricevuto consigli da tua madre riguardo a truccarti o prenderti cura di te, oppure sei stata una persona alla quale ti sei ispirata? Mia mamma inizialmente non è che mi dava consigli su truccarmi, perché forse lei non voleva vedermi mai cresciuta, nel senso che io mi truccavo, però lei è una persona che si trucca, ma si dà più alla base che, diciamo, al rossetto, queste cose qua non. Soprattutto il rossetto non le piace abbastanza, è molto semplice come persona, quindi le piacciono tantissimo i make-up occhi, quello sì, gli piacciono tanto. Però riguardo ai consigli, me ne ha dati pochi, mi sono ispirata più ai miei professori, a chi mi ha insegnato come truccare, mi sono ispirata a loro e mi sono ispirata anche alle make-up artist famose, che adesso sono famose, allora non famose. Io mi ispiravo a loro perché mi piaceva tanto guardarle, e mi piaceva così tanto. Anche per esempio mi sono ispirata magari guardando qualche film, io mi ispiravo nel senso che guardavo quel make-up, mi piaceva, quindi mi ispiravo, dovevo fare quel trucco, dovevo rifarlo, dovevo provarlo a fare. Che poi pian piano ho scoperto che tutti i make-up artist hanno mani diverse. Cioè, se qua sopra siamo 100 di noi, io sfido chiunque a fare un make-up uguale a quello che faccio io, anche se noi ci truccheremo insieme, non sarà mai uguale, perché io magari ho una mano un po' più leggera, un'altra un po' più pesante, lo posso rifare, ma non verrà mai, mai identico e preciso, e l'ho scoperto solo col tempo. Poi, ti sei sentita giudicata per aver deciso di aprire un canale YouTube che tratta di argomenti frivoli da molte persone? Sinceramente, anche se non so se mi abbiano giudicata o meno, anche perché i giudizi non è che li viene a sapere così in un batter d'occhio, però mi sono sentita giudicata, ma no, non mi sono sentita affatto giudicata, anche perché era quello che io volevo fare e non mi interessava proprio delle persone quello che pensano. Anche adesso non mi interessa, nel senso che se è quello che voglio fare, perché devo sentirmi giudicata? E spero che nessuna di voi si senta giudicata, perché veramente non so perché nella vita dobbiamo dar conto agli altri, no, invece dobbiamo dar conto a noi stessi, a come ci sentiamo, se a me piace di fare una cosa la faccio, punto e basta. Comunque ragazzi, questo è il video tag in questione. E mi è piaciuto tanto perché, come vedete, sono molte domande a cui uno magari non ci pensa, però poi sono bei argomenti. Magari fatelo anche voi, mi linkate il video qui sotto ed io lo vado a vedere assolutamente. Per adesso vi mando un grande grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!